Ma cosa è caduto laggiù? Ti ho messo da parte. Baby Root? Io ci facevo il bagno col burro d'arachidi. Animale animale, benvenuti in questo nuovissimo video. Nuova settimana di video sul canale targato Anima. E quest'oggi siamo con Sabrina e amico.andre ad assaggiare i cibi americani portati appunto dall'America. Se ne volete un altro, mi raccomando, scrivetemi nei commenti da che paese volete che ordiniamo la roba. E ovviamente raggiungiamo anche i mi piace. Godetevi tutto il video e buona visione. È pronta la cena. Bella sorpresa, ragazzi. L'ho preso veloce io. Io velocissimo l'ho preso. E lui ce l'ha fatta, io non ero pronta. Mi stavo specchiando. Carpe diem, si scusa. Dice. Trote diem e tutto quello che vuoi. Allucinante. Ma ha appena aperto il canale quella. Cioè, dai. Bella a tutti, ragazzi e ragazze. Sono Anime. Bentornati in questo mio nuovissimo video. E visto che abbiamo superato 2 milioni, andremo a fare un video che nessuno ha mai fatto. Non è vero un cazzo, siamo youtuber italiani e copiamo da tutti gli altri. Abbiamo qua davanti un sacco di cibo che ho preso in America, quindi inizio giù. Tu lo sai che una volta che fai così è come se fosse un terremoto dentro il microfono? Andremo ad assaggiare dei cibi americani che abbiamo preso in aeroporto, erano gli ultimi dollari, infatti non si può vedere, ma abbiamo speso $60 a stavo dicendo all'ospedale. Piuttosto che cambiare in soldi, spendiamo. Oggi faremo degli assaggi dei cibi americani un po' strani che abbiamo qua davanti, non so, qua abbiamo caramelle strane, Mani. Abbiamo dei prezzali, taralli glassati. I famosissimi Twinkies, che saranno Plum Cake Tarocchi. No, ma sono buonissimi. Per fortuna non c'è nessun diabetico qua. Non c'è nessun dolce. Andremo a prendere ogni ingrediente. E ovviamente, se volete un altro video di assaggi come avevamo fatto quelli del Giappone, adesso abbiamo fatto l'America, qualche altro stato, fatecelo sapere nei commenti, magari che stato volete che ordiniamo il cibo. Ma se ci dicono qualcosa dall'altra parte del mondo, andiamola a prenderlo. O lo ordiniamo semplicemente. Però, lei è un po' limitata, lei non ci sarebbe mai arrivata da sola. C'è Amazon. Vabbè, comunque raggiungiamo i 7 3 73.000 mi piace. 73.000 mi piace per il prossimo, va benissimo. Io ho aggiunto gli altri zeri. 73.000 mi piace, prossimo video degli assaggi. Iniziamo a spolciare. Aspetta, posso dire una cosa? Sai, quello del cavanzale del ciuffo mi dà fastidio perché trovo che il ciuffo sia veramente figo. Si sta lamentando veramente. No, è perché lei, perché non sono inquadrate bene le tette, secondo me. No, ma io ho voluto dare il focus su quelle. Ah, ok. Se no siamo così, qual è il problema? Ok, allora facciamo decidere il diabetico. Questo puoi mangiare. Questo, ok, questo non è questo. Allora, qua c'è Bar Cliff. Facciamo vedere. Ci sono delle montagne. Ragazzi, Bar Cliff Crunchy Peanut Butter, che in italiano Snoopy and Friends. Dai, burro d'arachidi croccante. Cosa vuol dire? Sì. Spiegami cosa vuol dire burro d'arachidi croccante, che è una salsa. È in italiano. Pene. Arachidi. Burro di pene croccante. No. L'aspetto sembra carino. Adesso quelle cose delle giostre, è presente? L'ostia sacra. Allora, l'odore non è promettente, il gusto? È il burro d'arachidi solito, buonissimo, mi fa impazzire. Aspettiamo qualche secondo. Ok, davvero male. Tutto bene? Mi fa impazzire. Anche tu muori, è troppo buono. Quelle le giostre, presente quelle le giostre? È buonissimo. Fa cagare. Buonissimo. Il burro d'arachidi. Non so di niente. Di noccioline. Io ci facevo il bagno col burro d'arachidi. Sono assaggi. Schifosa. Non buttarlo. Posso scegliere io? Adesso puoi decidere tu. I vermi. Che? Assaggiamo i vermi. Che? Fagli prima vedere. Allora, California Naturals Worm Sour Worm. Quindi i vermi zuccherosi. Dimmi anche di questa cosa, in Italia non c'è per le caramelle. Come quelle delle patate. Ah, che queste non, visto che non le mangerai mai tutte insieme, a meno che non sei un goloso diabete. Perché mi guardate? Vabbè, si possono richiudere così non si... Sì. Io non ho mai richiuso un sacchettino. Vabbè, rompiamo qui. Ok, perfetto, vai. Io devo essere la prima. Mangiali per prima, che se ti vengono in malattia sono tue. Io aspetto sempre qualche secondo, timore. Ok, direi che da questi sono commestibili. Sono buoni, ma adesso sono... Ma all'inizio sono quelli frizzantissimi. Ma sono aspri. Non li butto neanche questi, vero? Li tengo questi. Ma che cosa fare? Adesso tocca a me decidere. E io vado subito
sui Twinkies, che sarebbero delle specie di plum cake, ma tarocchi. No. È una marca americana. I Twinkies. Magari la marca tarocca. Questo io passo volentieri, per esempio. E invece no, su me è buonissimo. Non si passa. Passa pure volentieri, non è un problema. Ah. No, facciamo assaggiare. Io passo volentieri. Passo a mangiarlo, intendevo. È così. Sì, me lo ricordo, sono quelli sono che hanno buonissimi. Sono quelli che hanno la crema dentro. Guarda, c'è il bianco. Ah, c'è la crema dentro. No, mi piace la crema. No, guarda, raga, guardate, li apriamo ora qui. Oh, che bello. Sì, sì, almeno ce l'hanno qualcosa dentro. Assaggia. Sono di kebab, senti. Buono. Assaggi non cibi. Allora sai cosa devi farci, no? No, no, che poi devo pulire io. No. Tu hai detto assaggi non cibi. Allora, io voglio sti funghetti strani. Ma sono pretzel. Taralli pretzel. Sono bianchi però. Pretzel glassati. Prova, ci do try to eat just one. Prova a mangiarne soltanto uno. Crunchy pretzel covered, quindi coperti di glassa, nella dolcezza di crema di yogurt. Ah. Zero trans. No, non ci sono, trans grassi. Vabbè raga, mi dispiace, ma niente grassi, quindi vi saluto. Ma forse prova a mangiarne solo uno, perché alla sfida non ce la fai, perché continuerai a mangiarli. Io al secondo svengo. Prima le donne. Prima le donne. Va bene, ma convinto. Okay, ho vinto. Mi è convinto. Non sono una grande amante dei dolci. Mi piace solo quello dentro salato, perché è salato con la glassa dolce. Giuro, non l'avevamo capito dalla descrizione. Tipo, a me non mi fa impazzire. Lui sta cercando di capire. Non riesce a capire. A me non è piaciuto, io boccio. Che sento? Ah, lo yogurt. E poi sento, che schifo il salato. Ma tanto Andrea non dirà mai di no. Che schifo. Ne vuoi un altro però? Che schifo. Sì, che fanno proprio schifo. Sì, sei sicuro? Tocca a me, tocca a me. Cosa sono? Peperoni pizza asterisco. Quindi vuol dire che sono anche surgelati probabilmente. A real cheese però c'è scritto, vero formaggio. Ah. Sembra una pizzaiola. Sì. Raga, la puzza di pediola. Le patatine dell'oratorio, quelle che mettevi nelle dita e facevi finta di sposarti con i compagni di classe. Io ero chirichetto. Non ci sono mai andato. Buone, non capisco dove sia il peperone. Peperone in americano tradotto è salame. Peperone, non quando tu prendi la pizza con i peperoni in America è pizza col salame. Veramente? Si chiama peperoni in America, cazzo devo dire. Niente. I primi italiani che sono andati sono scordati come si chiamava il salame, ha chiamato peperoni. I cornuts! Quando Dio, se dovete insultare qualcuno da oggi per non essere volgari, datevi del cornuts. Ok. Vai, prima le donne adesso col diabete, poi le donne normali. No, ma. E poi le donne con i problemi. Non ha un buon odore? Mais! Era corn, mais. Corn e mais. Ma che schifo. Che sgustosa, tu sei la mia fidanzata? A mio fratello piace da morire, a me fa schifo. Amore, cosa è caduto laggiù? Tu l'hai messo da parte. Non provare a chiedermi a fine vita. Forse. Amore, mi aiuti a pulire? E rispondo con un bel dito mio. Ma tu sei cornaz. Tu sei più cornaz di me. Sour Patch. E ovviamente ci sono gli omini felici sopra. Kids però questi sono, Kids. Vai, sono i bambini. Raga, sono le mie caramelle di nuova preferite. Devi andare in America. Indovina che gusto è questo? Un limone. Pedrata. Queste passano, ragazzi, sono buone. I Sour Patch. Godiva. Vuoi assaggiare quelli? Sì. Ma vuoi prendere tu, Andre? No, grazie. Ho il diabete. Ah, okay. Merito di tagliarmi. Ok, perfetto. Ragazzi, sono tipo le noci, quelle che compri con le noci nel pack da tre. Però con la nocciola dentro. Perché continua a fare sta roba di merda, mezzo salata e mezzo dolce? Non mi piace, è un'arachide, deve essere tostata e salata. E dolce salata. Non ma mi piace. Ha il suo perché. No, in realtà è molto buono. Questo mi è piaciuto invece, amore. Metto questo. No, comunque questi qua erano... Adesso mi dovete dire Baby Root. Dove l'avete già sentito? In un film. Dai. Cioccolata giù, cioccolata. I G. Dai. Gormiti. Ma cosa c'è? Gu. Gormis. Brava. Lo sapevano. Che 90 anni per dire. Che bambino cicciottello da al mostro grande. Sono che poi aiuti. Quelli? Baby Root. Come fai a mangiarne due? Anche perché in America puoi avere tutti 800 kg. Secondo me c'ha le noccioline. Ma queste non sono noccioline salate. Sembra lo Snickers. C'ha una somiglianza allo Snickers. Ha provato questo? Questa Baby Root. Il Baby Root non lo lancio, tranquilla, mi piace troppo. Vorresti aprire queste, sai? Ok, allora apriamo queste, va. I tre moschettieri, anche questa l'ho presa perché sembrava. Ti ricordi? D'Artagnan vuole tanto diventare il moschettiere del re. Tre Musketeers. Posso? Se ci riesci. No, Andre. Vai. Ma no, al diabete, non so se riesce. Devo vedere se stai male o no. No, è mollissimo. Mollissimo, sembra gelato al cioccolato.
Proprio proteico. Com'è? No. Bene amore, vai. Twizzler Nibs. Comunque sono ciliegie, vai. Ah. Oh. Corpo di sasso, oddio che odore. Scusa. Non mi ispirano neanche un po'. L'odore è buonissimo. No, non il gusto però non ci diventa ciliegia. Io sento plastica in bocca. Però che sincera. Accendiamolo un attimo. No, raga, ma non si mangiano, amore. Sono cerini. Artificial. Sono fuochi d'artificio. Vabbè. Artificial. Cerume. Ciliegia non finto cera. Queste sono per Sabri, insomma. No, no, no. Le metto da parte? Sì, sì. Milka visto Oreo. Cioccolato più cioccolato fa? Nutella. Diabete. Ha un colore strano. Perché si è sciolto e si è ricreato. Oreo è sulla, sulla fiducia, no? A me piace. Ma Oreo. Ma Oreo, buono, questo in questa niente. Ah, no, non era quello. No. Ma buono, dai. No, per me non è passato. La cocaina dei bambini. E come ultima cosa, Andre. Ma non meno importante. 3 mesi. Lì vorrei solo notare che per fare questo video, 3 mesi di cura di diabete. Via. Bubble Yum con la papera. Vorrei una cicca all'anatra col piercing. Fai vedere. Ho il piercing. È per quello che l'ha presa. Se non si vede l'anatra al piercing. L'odore non sa di Big Bubble. Dai, non c'è niente dentro. Che file è? Perché mettono un'anatra se non c'è l'anatra? Dai, fai loca. Ha un sapore familiare questa cicca. Fai loca. Molto familiare. Sì, assaggiando la sa di Big Bubble. È la di Bubble pura, solo che è per l'anatra. No, non è la Bubble Yum. Qua. Questa è la tipica Bubble Yum. Sì, lo penso anch'io. Qua. Mi sa che questa cicca qua. Ti fa dire qua. Prova anche tu qua. Basta solo un colpo in testa, fatto bene. Qua, esatto. Animale, animale, direi che questo video non può concludere se tutti non facciamo un pallone con la Bivago. Vabbè. Complimentoni. Vabbè. No. Ok, animali, animali, direi che questo video può concludersi qua. Mi preparavo per dopo. Questo era l'assaggio dei cibi americani, alcuni buoni, alcuni schifosi, alcuni hanno fatto rivivere parte dell'infanzia dei film. 73.000 mi piace, portiamo altro cibo di un altro paese che sia meno calorico e zuccheroso e più particolare forse. Però Andre è vivo. Andre è vivo, quindi lasciate un mi piace per supporto, lo trovate in descrizione. Muoviti che pesa la sfera. Vi potete iscrivere al centro, guardate altri miei 2 bellissimi video latin, da ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals. Basta.